Adagiato lungo le prime increspature dei colli tifatini, il comune di Santa Maria a Vico dista appena 16 km da Caserta e si sviluppa interamente lungo l'asse dell'Appia, antica e nuova. La cittadina di Santa Maria a Vico è nell'ambito della provincia di Caserta, è in terra di lavoro. È una cittadina di oltre 14.000 abitanti, cittadina accogliente in un'area geografica molto vasta di circa 10 km quadrati, una cittadina che va a collegare la provincia di Caserta con la provincia di Benevento. Questo verde territorio fu teatro delle battaglie tra Romani e Sanniti. Se il sito delle famose forche caudine non è lontano, la città, costruita in origine con funzioni militari, divenne ben presto un importante polo commerciale lungo la direttrice che collegava Roma a Brindisi, toccando Capua, la più fiorente delle città campane. Santa Maria a Vico è indissolubilmente legata all'Appia antica, alla regina Viarum, e quindi si rese necessario istituire, creare dei punti di riposo dove ci si poteva ristorare. E così sorsero le cosiddette stazio, che possiamo paragonare tranquillamente alle nostre moderne aree di servizio, ai cosiddetti autogrill. Attorno alla stazio andò ad accrescersi un fiorente villaggio, il cosiddetto Vicus, che poi ha contribuito in maniera risolutiva nella stesura definitiva del nome Santa Maria a Vico. Santa Maria, in virtù della devozione che i cittadini da sempre hanno nutrito e nutrono nei confronti della Vergine Maria, ad Vico, dal latino ad vicum, cioè nel senso che la statua venerata era presso il villaggio. Proprio alla forte devozione mariana si deve lo sviluppo artistico, economico e urbanistico dell'insediamento originario. Il XV secolo rappresenta il momento decisivo e la dinastia aragonese è la grande protagonista di questa fioritura artistica e devozionale. Re Ferrante d'Aragona fece un voto alla Madonna di erigere in suo onore una chiesa laddove avesse vinto in battaglia. Si può dire mantenne le promesse e fece erigere questa grande chiesa, sulle cui rovine poi è stata costruita ed ampliata l'attuale basilica e l'annesso convento dei padri di Maria Immacolata. La bella statua della Madonna in stile italo-bizantino, risalente al XII secolo, è il cuore della Basilica di Maria Santissima Assunta. Con l'annesso convento dei Domenicani, essa è nota come Complesso Aragonese. Se i rifacimenti barocchi si sono sovrapposti alle originarie fattezze gotico-catalane, queste si conservano in alcuni punti come la Cappella dell'Assunta, le bifore della facciata e il campanile. La basilica conserva al suo interno molti tesori d'arte. L'interno della chiesa è una croce latina con tre navate. In fondo, dove c'è il presbiterio, c'è un organo molto antico risalente al 1700. Sulla sinistra, sempre guardando il presbiterio, c'è la tela della Madonna del Rosario, un'opera pregiata di un autore del XVI secolo che è Teodoro del Rico. L'adiacente convento di forma quadrangolare si sviluppa attorno a un chiostro luminoso. Vero tesoro nascosto, al momento non accessibile al grande pubblico, è la sua biblioteca, scrigno del sapere domenicano. La biblioteca attualmente conta circa 60.000 volumi. Opere pregiate sono incunaboli, ne sono tre, poi ci sono 305 e poi anche dei manoscritti antichi. L'altro fuoco attorno a cui si snoda la vita della comunità è la bella chiesa di San Nicola Magno, la neoclassica parrocchiale. Fu edificata nel XVIII secolo in sostituzione della fatiscente parrocchia secentesca di Santa Maria la Nova. La posa della prima pietra è stata effettuata il 19 marzo del 1763 da parte di Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Questa zona faceva parte della diocesi di Sant'Agata dei Goli. Poi nel 1875 siamo passati poi con Acerra, che è diventata diocesi.
La chiesa è di stile neoclassico. Sant'Alfonso affidò la costruzione a due discepoli del Vanvitelli, Pietro e Salvatore Cimafonte. La struttura si presenta come una sala di reggia. Completata nel corso del XIX secolo, la chiesa matrice di San Nicola Magno accoglie al suo interno molte opere importanti. Abbiamo un patrimonio del Mozzillo Giuseppe, abbiamo tele della metà del Settecento e tre tele del Seicento. Una della Scuola del Solimene, dove viene raffigurato San Francesco in estasi davanti a Gesù crocifisso, e poi questa tela alle mie spalle di quando un artista spagnolo del 1610, un'altra tela pure importante del 1600 è la Madonna del Carmine, lo stesso è una tela antica del 1615. Lasciamo il centro storico per un breve tour del circondario. Tra le molte frazioni, ognuna con una sua piccola chiesa, spicca Borgo Maielli, noto anche come Borgo degli Innamorati. Il quartiere è fulcro di un progetto di rigenerazione urbana partecipata, volto alla valorizzazione dei suoi aspetti più peculiari, dall'umanità della popolazione residente sino alla presenza delle caratteristiche case a botte. Le case a botte costituiscono un inestimabile patrimonio artistico, architettonico e culturale. Sono un esempio di architettura rurale e spontanea. L'elemento caratteristico, caratterizzante, architettonico delle case a botte è la volta a botte stratossata, cioè a vista. A pochi passi di distanza si dispiegano le verdi pendici delle colline che circondano la città. Si tratta del piccolo ma prezioso polmone verde dei Monti Tifatini. I Monti Tifatini, dove negli anni passati abbiamo realizzato il primo parco urbano della Campania con 10 comuni, e il nostro obiettivo è quello di rilanciare, di andare a recuperare tutto il verde delle nostre colline. L'alto grado di vivibilità è garantito oltre che dall'aria pulita anche dall'ottima rete di servizi. Ciò concorre ad attrarre ogni anno nuovi residenti. Il comune di Santa Maria a Vico è da sempre impegnato nella promozione appunto delle attività sportive. Infatti ogni anno si organizzano delle settimane dedicate allo sport, sia per i bambini ma anche per le persone adulte. Un ricco calendario di appuntamenti anima la scansione delle stagioni. Da sempre sensibile alla conservazione della memoria, delle tradizioni e degli antichi mestieri, Santa Maria a Vico ha scelto di concentrare gran parte delle proprie energie su un grande evento che coniuga storia e scenografia urbana, il corteo aragonese. Uno degli eventi più importanti è il corteo storico aragonese, che si tiene ogni anno nel mese di agosto nell'ambito appunto dei festeggiamenti della Madonna Assunta. Il corteo storico vede impegnati appunto circa 300 figuranti con abiti del 400, sbandieratori, falconieri. Le dame, i cavalieri, le armi e gli amori della corte aragonese risplendono nella città che fu teatro dello storico voto di Ferrante. Questo grande evento rappresenta solo l'aspetto più eclatante delle ricchezze di questa terra antica, dove il viandante da sempre è di casa. Venire a Santa Maria a Vico significa trovare la gente in mezzo alla strada che vi saluta, trovare un paese che ha una raccolta differenziata al 90%, pulito, e quindi trovare un'accoglienza e una vivibilità unica. Solo venendo si può rendere conto della nostra accoglienza che facciamo agli ospiti.